You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Bella gazzettari, torniamo a parlare della situazione pesi massimi. Torniamo a parlare della situazione di Francis Ngannou. Anche perché il campione, come sapete, è fuori in questo momento per il fatto del dover recuperare dall'infortunio e poi dall'operazione che ha avuto. Rimarrà fuori molto probabilmente tutto l'anno. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare per la parte finale di questo 2022, se no lo rivedremo nel 2023. Ragazzi, chiaramente il buon vecchio Dana White non è che ci abbia pensato su più di tanto. Sappiamo che non è nuovo a decisioni di questo tipo e dunque ha messo in palio un bel titolo ad interim tra John Jones e Stipe Miocic nel frattempo che aspettano il ritorno di Francis Ngannou. Il problema, ragazzi, è che Francis potrebbe anche non ritornare mai più, o meglio, potrebbe, probabilmente cause legali, cause di contratto, tornare per un ultimo incontro obbligatorio nel suo contratto e poi difendere la cintura un'ultima volta e poi non ritornare a combattere mai più in UFC, perché sappiamo che la cosa più importante, la cosa fondamentale per lui sarebbe un bel incontro di pugilato con Tyson Fury. Il problema è che Dana White non è assolutamente d'accordo con un'opzione di questo tipo. Francis ha detto che per lui, anzi lui vorrebbe continuare a combattere in UFC, ma è indispensabile, direi obbligatorio, mettere nella clausola del contratto il fatto che possa combattere contro Francis, contro Tyson Fury, ragazzi. Dana White, vi ripeto, non è assolutamente favorevole a questa opzione, perché dal mio punto di vista, se facesse una cosa del genere, che comunque non è nuova, perché il buon vecchio Conor McGregor ha fatto esattamente la stessa cosa contro Floyd Mayweather, però se concedesse un'opportunità di questo tipo a Francis Ngannou, poi sarebbe sotto un certo punto di vista obbligato a o comunque nel lungo periodo sarebbe obbligato a fare la stessa cosa anche con gli altri top. Qualora Izzy Adesanya chiedesse un incontro di pugilato a fine carriera per portarsi a casa più grana, qualora Alexander Volkanovski facesse la stessa cosa, qualora tanti altri fighter top, John Jones, chiedesse la stessa cosa, lui sarebbe sotto un certo punto di vista obbligato, perché avrebbe così creato un precedente, ragazzi. Quindi secondo me questo è il motivo per il quale lui non vuole una cosa di questo tipo, anche perché a lui gli piace tenere con il corto liscio, quindi col guinzaglio corto i fighter della UFC, tenendoli per le palle con questi contratti ridicoli e dando un'opportunità di questo tipo perderebbe un po' la presa e il potere che ha sui suoi fighter, dal mio punto di vista, perché è chiaro che se Francis per il titolo si porta a casa 600.000 e da un incontro con Tyson Fury si potrebbe portare a casa 30 milioni, è chiaro che poi a quel punto il tuo potere sui fighter è inferiore, non hanno più bisogno dei tuoi soldi. E la situazione Zabit insegna, quando i fighter non hanno più bisogno dei soldi del pelatone, fanno decisioni diverse, prendono decisioni differenti, e dunque questo sicuramente non gioverebbe alla causa della UFC e alla causa del pelatone. Ora c'è da capire se Dana White cederà alla fine, pur di rivedere Francis sull'ottagono, cederà a un'opzione di questo tipo e quindi gli consentirà di combattere e di mettere all'interno del suo prossimo contratto UFC un incontro con Tyson Fury, oppure se terrà duro e dirà fatto morto un papa, se ne fa un altro, troveremo un nuovo campione della division e sti cazzi a Francis, io non creo nessun precedente. Ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate. Dal mio punto di vista non cederà alla fine, e o Francis cambia idea oppure farà un ultimo incontro con Tyson Fury e poi, se vorresse tornare a combattere di MMA, dovrebbe trovarsi un'altra promotion. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli.